Ragazzi, buongiorno e bentornati sui canali del coach. Oggi voglio farvi vedere una routine per principianti, quindi adatta a tutte quelle persone che non hanno mai fatto niente e vogliono riprendersi ad allenarsi. Oggi un workout principianti, come ho detto un po' nel titolo, e vi chiedo di provare a mettere questa semplicissima routine in pratica per 30 giorni. Dopo quei 30 giorni vi stupirete di come sarete migliorati. Quindi questo è proprio quello che vi chiedo di fare: dare fiducia al coach e provare a praticare questa sequenza che potete fare a casa in qualsiasi momento senza attrezzi. Vi porterà via circa 5 minuti di lavoro. 5 minuti di lavoro con questi 5 esercizi. Li possiamo fare anche insieme, così mi preparo il timer e faremo questo lavoro insieme, in modo tale che vi dimostro effettivamente quello che potete andare a creare semplicemente con esercizi a corpo libero. Lavoriamo per 20 secondi e recuperiamo 10 secondi. Seguitemi, faccio fare esercizi semplici, quindi alla portata di tutti, non dobbiamo inventarci niente. Lavoriamo 20 secondi, poi vi faccio recuperare 10 secondi, cambiamo esercizio, ok? Quindi faccio partire il timer e partiamo con la nostra sequenza. Primo esercizio, partiamo con un semplice squat a corpo libero. Mettiamo le mani dietro la nuca. E di qua ti abbassi e sali. Tutti i giorni devi provare a praticare questi esercizi. In 20 secondi ti vengono 6-8 ripetizioni per esercizio a corpo libero e quindi sono perfette per il tuo miglioramento fisico. Ok, adesso sempre in questa posizione, mani dietro la nuca, e andiamo a fare questo, ok? Provi ad alzare un ginocchio e fare una piccola torsione. Anche qua non dobbiamo fare i movimenti troppo rapidamente. Lo scopo di questo workout è riprenderti padronanza dei movimenti e quindi fare questi movimenti per... Ok, per 30 giorni. Ti chiedo 5 minuti al giorno. Ok, poi sarai tu che mi dirai se sei migliorato o no. Sempre mani ai fianchi e mani dietro la nuca. E di qua facciamo questo movimento da una parte e poi dall'altra parte. Lo scopo è riprenderti la tua capacità di muoverti, ok? Non mi inventerò niente, ti faccio fare esercizi facili alla portata di tutti, ok? Questo è quello che voglio fare. Ok, bene. Adesso faremo delle circonduzioni con le braccia. Quindi da qua e mi ruoti gradualmente le braccia per fuori e facciamo 20 secondi in questo modo. Ok, bravi, bravissimi, bravissimi. Adesso proviamo a fare questo, guarda. Uno split jack facciamo, ok? Quindi ti muovi in questo modo, apri un piede e porti su le braccia. Ottimi. Adesso ti puoi mettere o seduto anche su una sedia o una panca, mani dietro la nuca, allarga i piedi, ti abbassi e poi vieni su, ti abbassi e vieni su, ti abbassi e vieni su, ti abbassi, vieni su, ti abbassi. Ok, perfetto, stiamo procedendo bene. Adesso, sempre da una posizione, piedi, mani davanti a te e porterai indietro i gomiti, in questo modo qua. Così, metto anche frontale, così vedi il movimento, come viene fatto. Come se dovessi tirare, tiri indietro il gomito.
avvicinando le scapole. Questo è ottimo per cercare di andare a migliorare i muscoli della postura. Da questa posizione ti puoi tenere a un appiglio. Andiamo a fare dei sollevamenti sui talloni, così semplice, su, giù, su, giù, su, giù, perché è importante andare a rinforzare la caviglia, perché la caviglia dà solidità a tutto il corpo, previene gli infortuni, previene le storte, ok. Ottimo, anche questo è andato. Adesso, sempre stazione eretta, facciamo ginocchia, facciamo una sorta di camminata veloce con le ginocchia alte. Questo è utile per andare a stimolare la mobilità posteriore dei glutei e andare a lavorare con gli addominali. Se metti una mano sull'addome sentirai come l'addome lavora in questo esercizio. Perfetto, così, perfetto. Adesso vicino a un muro, quindi muro, oppure volendo anche su un tavolo potresti farlo, andiamo a fare delle spinte in questo modo. Questo è utilissimo per rinforzare i muscoli delle spalle, del petto e dei tricipiti. Fallo, 20 secondi ogni esercizio. Ok, e mancano due esercizi. Adesso proviamo a mobilizzare il bacino, quindi delle antero e retroversioni, movimento che all'apparenza è semplicissimo, ma questo va a mobilizzare questo snodo che tutti i giorni, ogni volta che stai seduto per tanto tempo, vai a irrigidire. Quindi dobbiamo ridare mobilità a questa zona del corpo. Ok, ultimo esercizio. Ti metti coi piedi che guardano all'esterno. Da questa posizione andrai a portare le mani verso il pavimento e poi le metti così, quasi come pregare e ringraziare il coach di questa bellissima routine di allenamento che ti ha fatto, da praticare tutti i giorni comodamente a casa. Ok, ci rialziamo gradualmente. Ben fatto, spollicciata per il coach. Se ti piacciono video di questo genere, dobbiamo arrivare a 1000 like e io ti continuo a mettere esercitazioni semplici che ti permettano di aiutarti nel tuo miglioramento fisico. Mi raccomando, spollicciata e ci si vede in una prossima puntata, sempre qua sul mio canale. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!